La regione Piemonte si costituirà sempre parte civile nei processi contro la criminalità organizzata. Lo ha deciso la prima commissione del Consiglio regionale riunita in sede legislativa. L'eventuale risarcimento sarà utilizzato per prevenire la criminalità e in memoria delle vittime delle mafie. Con il parere delle commissioni Trasporto, Lavoro, Sanità e Cultura è proseguito in settimana l'esame del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Piemonte. Inoltre la Commissione Sanità ha dato il via libera alla delibera di giunta sull'uso terapeutico della cannabis. Nel giorno della memoria, il Consiglio regionale ha proiettato in 9 sale cinematografiche piemontesi, con Agis Scuola, Il labirinto del silenzio, candidato all'Oscar come miglior film in lingua straniera, sulla presa di coscienza della Germania degli orrori dei lager nazisti. Consegnato a Casa Ugi il ricavato del concerto di beneficenza organizzato a Palazzo Lascaris il 18 dicembre scorso. I fondi aiuteranno l'associazione a ospitare i genitori dei bambini malati di tumore provenienti da fuori Piemonte in cura a Regina Margherita. Sono centinaia i racconti arrivati alla casella di Poste Italiane per l'edizione 2016 di Lingua Madre. Le premiazioni del concorso, riservato alle donne straniere che raccontano in lingua italiana la loro esperienza di vita in Italia, si terranno durante il Salone del Libro di Torino. Com'è cambiata Torino dal 1936 a oggi? Lo si può scoprire nella postazione multimediale dell'Urban Center di Piazza Palazzo di Città. Il progetto è realizzato nell'ambito del Piemonte Visual Contest, concorso su digitale, dati e creatività, organizzato da Consiglio regionale, Topics e CSI Piemonte. Una delegazione proveniente da Mozambico, dallo Zambia e dal Sudafrica, ospite del Centro Internazionale di Formazione dell'ILO, ha visitato le cave Germaire, site nel Parco Fluviale del Po a Carignano, esempio di successo di interazione tra attività estrattiva e ambiente.